Rita, amico del sole, ricordati che la polizia sa tutto ed è sempre a corrente di tutto. Il signore ha fatto una denuncia precisa e io non aspettavo altro per agire perché già sapevo ogni cosa. 4 giorni fa, nel giardino dell'albergo Metropole, con una strategia da delinquente consumato hai fatto sparire sua moglie. Io... Silenzio, gli FM tutte! La signora aveva indosso molti gioielli, ore brillanti. E uno smeraldo da 10 carati che... Silenzio! Ho detto ore brillanti, e quando si dice ore brillanti sono anche comprese gli smeraldi, i robene gialle. Gli FM tutte! Dunque, amico del sole, la signora è stata derubata e soppressa. Ora si tratta solamente di assodare la residenza provvisoria del cadavere. Se confessi, è meglio per te. Posso parlare? Avanti. Già spiegai al signor Di Spelta che si è trattato di un semplice gioco di prestidigitazione e che tra l'altro fu lui ad iniziarlo chissà quando. Il fatto poi di averlo messo di fronte all'illusione, fermando per un attimo in forma concreta nel suo cervello le immagini mnemoniche della sua coscienza atavica, non comporta responsabilità da parte mia. Sì, può darsi. La signora è scomparsa, sì o no? Ah, non va dubbio. La signora è scomparsa e da lui solamente dipende la sua riapparizione. Su, signor Di Spelta, non complichi le cose, non faccia perdere tempo alla giustizia. Faccia riapparire la sua signora. No, io la scatola non l'apro, chiaro? Io non sarò tanto fesso da prestarmi a un'impostura del genere. Quale scatola? Questa. Io che c'entra la scatola? Perché lui sostiene che mia moglie sia rinchiusa qua dentro. Sicché, signor Di Spelta, lei non ha ancora aperta la scatola. E non l'apro. E allora, per quale motivo assurdo vuole insistere? Ma scusi, no, che sono cretino io. Come si può pensare di trovare la moglie in una scatola? Non una, signore brigadiere, ma 100. 1000 mogli può contenere una scatola, anche se più piccina di quella. Storie, queste sono storie. Ma in giro mi vuole prendere, in giro. La signora è scomparsa, ti ripeto, amico del sole. È meglio per te se confessi, perché l'hai uccisa, come l'hai uccisa e dove sta il cadavere. Ma sarà meglio confessare... FM tutte! Sì, ma io voglio confessare tutto alla giustizia, si tratta di un mio segreto professionale, sono giochi di illusione. Vuole, signore brigadiere, allontanare per poco il signor Di Spelta? Ah, perché io sì, non sì, avrei sì, diritto... Sì, signor Di Spelta, si accomoda un momento... Brigadiere! Stia tranquillo, ci penso io, 5 minuti sono nelle sue mani. Abbe fiducia, ci penso io. Venga, scusi, è la mia professione... La signora Marta Di Spelta, sì. La moglie del signore che ha sporto denunzia contro di me, si trova a Venezia. Morta? No, non è mai stata viva come in questo momento. La sera del mio spettacolo nel giardino dell'albergo Metropole colse un attimo propizio per scappare con il suo amante Mariano D'Albino. La signora aveva un amante? E fu appunto per non mettere questo disgraziato di marito di fronte alla realtà che feci passare la cosa per un gioco di illusione inventando il fatto della scatola. E se l'apre? E crederà di non avere avuto fede abbastanza? E se non l'apre? Vivrà nell'illusione della fedeltà. Non ho capito. Non fa niente, no? Ah, lei questo me lo può provare, vero? Come no? Non è che mi fa fare brutta figura. Ecco, questa l'ho ricevuta da Venezia. È proprio da poco, per fortuna. Stia a sentire. Gentile professore Marvuglia, sono molto in pena ed avvilita per averla messo in imbarazzo nei confronti di mio marito, ma creda, non è stata mia la colpa, fu il signor Mariano D'Albino che volle trascinarmi a Venezia. Ora sono con lui in un paradiso di felicità. Unico mio rammarico è il povero Calogero. Cerchi di avvicinarlo e di distoglierlo dall'idea di ritrovarmi. Egli non è il mio uomo. Mi perdoni e mi creda, sua Marta Di Spelta. Ste femmine. Le femmine. Mi dia la busta. Riconosce questa calligrafia lei?
Questa è mia moglie. Cos'è? È chiaro. Noto, eh. Meschino però, eh. Le corna pesano. Asci, vedi.